Ecco, il sindaco Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, è stato arrestato, quindi c'è stata una violenta, tra virgolette, reazione politica da una parte e dall'altra. È giusto che ci sia questa strumentalizzazione, secondo lei, oppure la politica dovrebbe stare in silenzio e aspettare? Io credo che la politica innanzitutto fa bene nella misura in cui chiarisce di essere garantista. Parte da un presupposto fondamentale sul principio del garantismo e del fatto di attendere chiaramente un giudizio non mediatico ma un giudizio giuridico sui fatti che vengono contestati al sindaco di Riace. Quindi questo è assolutamente il primo dato che voglio così evidenziare all'attenzione chiaramente dei telespettatori e della cittadinanza. Poi è chiaro, si possono offrire alcuni strumenti e alcuni elementi di valutazione sul senso di opportunità, sul dato politico, questo è vero, fa riflettere il fatto che chiaramente un sindaco condanni l'esistenza di leggi balorde che tutto sommato rappresentano un impedimento al tema dell'accoglienza. Questo è vero, però c'è un dato inoppugnabile: siamo tutti sottoposti al rispetto delle regole, all'osservanza delle regole. Dura lex sed lex. Potremmo citare casi di ingiustizia sociale, se mai ve ne fossero, non solo nell'ambito delle politiche dell'accoglienza, ma anche ad esempio rispetto a tanti altri ambiti, tante altre professioni, dove ognuno di noi, per il ruolo che svolge nella vita sociale, è sottoposto chiaramente al rispetto delle regole, benché queste siano a volte stringenti e non facciano sconti. È un dovere nei confronti della cittadinanza tutta, nessuno è al di sopra delle regole. Il messaggio che il procuratore di Locri, il dottor Luigi D'Alessio, ha chiarito alla stampa, io credo sia in un certo qual modo assolutamente catalizzatore di un sentimento, cioè è un meccanismo tale per cui non possiamo sottrarci al rispetto delle regole, benché talvolta ci rendiamo conto che le stesse possono chiaramente condizionare o possono rappresentare un impedimento. Si deve invece lavorare al miglioramento delle stesse regole da dentro, proprio perché abbiamo dei ruoli istituzionali, e porre agli enti sovraordinati, ai rappresentanti istituzionali delle altre realtà, proprio questo tema di dire: bene, questa legge non consente un migliore assolvimento dei compiti, ad esempio sul tema dell'accoglienza, vediamo e provvediamo a una modificazione favorevole, semmai. Ma pensare di aggirare le regole, chiaramente questo non rende giustizia nei confronti di tutti coloro ogni giorno che osservano appunto le regole, è un principio generalissimo. Ecco, sabato però c'è una manifestazione organizzata dalla sinistra, una manifestazione col titolo Riace non si arresta, insomma è una manifestazione politica, lei ci andrebbe? Guardi, io in questa fase, per ragioni di opportunità, proprio in nome del garantismo, del riconoscimento nei confronti di una persona, di un principio di non colpevolezza, già questo rappresenta di per sé il fatto di un riconoscimento. Diamo la possibilità a questa persona di difendersi, di poter chiarire chiaramente quali siano le proprie posizioni. Certo, pensare di fare una manifestazione contro l'azione doverosa e l'esercizio dell'azione penale da parte di una procura, mi sembra sinceramente fuori luogo. È come se le procure o comunque l'amministrazione della giustizia possa agire soltanto entro certi confini, entro certi ambiti. A questo modo di credere, a questo modo di fare, sinceramente noi non crediamo. Quindi ripeto, garantismo sì, diamo la possibilità, come è giusto che sia, di un principio di non colpevolezza, ma non criminalizziamo il ruolo delle procure. È come dire che sostanzialmente soltanto quando c'è qualcosa che ci interessa, che ci riguarda, interveniamo e solleviamo questioni, quando invece siamo distanti, lontani dal potenziale imputato, dal potenziale responsabile, allora chiediamo, ci disinteressiamo delle sorti di questo.